È venuto fuori questo piano di 65 milioni di euro ulteriori rispetto agli ultimi 25 milioni di euro, che descrivono interventi puntuali su circa 40 comuni, 7-8 situazioni idrauliche e fluviali puntuali e anche difesa della costa per alcune altre realtà di tratti di mare. Noi assicuriamo ai sindaci ai gestori anche dei servizi competenti della Regione che continueremo a procurare risorse per aumentare questi investimenti che devono mitigare il rischio idrogeologico. Consolidare i centri abitati, fare in modo da ridurre anche il rischio di esondazione fluviale e difendere le attività economiche della costa e la bellezza del nostro mare. Siamo adesso a oltre 250 milioni di euro di investimenti in 30 mesi a favore della stabilizzazione del suolo abruzzese. Di qui a 60 giorni noi avremo di sicuro i vincitori delle gare, che sono gare ad evidenza pubblica, e poi i vincitori delle gare dovranno dimostrare l'idoneità giuridica, avere pagato i contributi, essere a posto l'antimafia per poter avere la consegna dei lavori e iniziare le attività di cantiere. Anche l'Europa ci darà risorse e continueremo anche come ci incoraggia la struttura tecnica di missioni di Palazzo Chigi. Ho chiesto ai sindaci, ai progettisti dei sindaci, di fare in modo che le economie non siano necessarie poiché devono servire a finanziare ulteriori investimenti. Noi di qui ad un mese metteremo in campo altre condizioni per altre procedure, per altri finanziamenti. Presidente, lei in conferenza stampa ha parlato della tragedia di... Rigopiano ha detto: Vogliamo avere la verità e anche presto. Noi concorreremo attraverso la nostra documentalità, le nostre esperienze a favore della magistratura per ricostruire la verità, poiché questa serve indiscutibilmente, come già stanno facendo i magistrati. E poi vogliamo dare una mano ad organizzare ulteriormente la filiera istituzionale per fare in modo che l'impazzimento climatico la prossima volta abbia una risposta crescente, anche dal punto di vista delle risorse.